No, è che il lavoro bellissimo, però sai, ti metti un bel vestito con l'infradito. Caffettino e si comincia. Poi che facciamo? Ti faccio lavorare. Hai già qualche proposta da farmi? Abbiamo deciso di mantenere gran parte degli elementi per tributare anche questo modello particolare. E siamo finalmente tornati da Nomad Customs perché sono arrivati i pezzi e li sto già guardando. Andiamo a fare l'unboxing. Oh, finalmente vedo uno sforzo fisico. Sì. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, tutto bene? Queste sono loro? Sì. Partiamo con ordine. Sì. Partiamo dalle gomme, così, okay, perché le ho toccate e mi piacciono. Ok. Il nostro inseparabile ormai amico di avventure, Euro Import Pneumatici, ha mantenuto come sempre la promessa, in tempi brevissimi ci ha mandato, che cosa? Michelin Pilot Sport 5. Grazie mille per questo grandissimo regalo, sì. Non solo, perché abbiamo anche dei cerchioni in questo scatolone, direi. Scavichiamo, sempre grandi avventure con lei, eh. Apri dopo mi giro. Quanto ci vuole? Lo stai montando? No, se vuoi puoi girarti. Ah, lo stai forgiando. Beh, devo dire. È tanta roba. È molto carino. È tanta roba. Tanta roba. Molto tranquilli questi. Questi mi piacciono, sono proprio curioso molto belli, molto di vederli su. Sì. Ma le gioie non finiscono. Mi sembra di essere a Natale. C'è un altro dono, forse nascosto in basso. Dono. Un po' di attività ginnica per questo corpo flaccido. Ce l'abbiamo. Diciamo che qui non è che ci sia tanto da vedere. Beh, insomma. Questo che è l'anteriore, molto, molto interessante, BRRS, solito. Nissan R33 GTS, cioè proprio... Sì. In che mese siamo adesso, oggi? Che difficile, forse settembre. Tutti gli assetti che montiamo sono prodotti nell'anno, sicuramente qualche mese prima. Mi sembrava di sentire che noi montiamo assetti vecchi. No, questa è tutta roba super fresh. Comunque, al di là degli scherzi e della comicità che cerchiamo sempre di intrattenere voi pasticcioni e amici nostri, questa è tanta roba, ragazzi. Infatti, io non vedo l'ora di provare. Non che tu abbia avuto un assetto brutto. La Skyline su strada. Beh, io direi che il nostro unboxing è finito. Sì. Ringraziamo ancora una volta Euro Import Pneumatici per far sì che le nostre vetture siano incollate al terreno e lasciamo i ragazzi montare il tutto. E non vedo l'ora di provarlo su strada. Vero, Boris? Adesso lo montiamo, infatti. Vero. E 4. Sedite, montiamo. Montiamo? Sì. Cosa vuoi montare? Le gomme, ci mettiamo... Mm-hmm. Dai, che voglio... L'assetto va messo su prima, dai, dammi una mano. L'assetto? Dai. Due volte ho detto, montiamo Andiamo. L'assetto, vi ho preparato le gomme. Dai, ancora qua siete? Dai. Vengo giù e trovo le ruote ancora lì. Scattare che qua... Qua avanti. Alzo. Questa è un'anteriore. È dall'altra parte. Come? L'anteriore è questa, sono diverse, dai. Sì, infatti. Dai. Allora. Bene, vediamo. Lo prendiamo dal raggetto. Sì. Tac. Ok, la pinza. Ok, l'ammortizzatore. Ok, il parafango. No. Sì, quasi di più. Un attimo. Ok. Prego, Boric. Sicuro? Sì. Ho imparato, ragazzi. Un secondo ci ha messo. Proprio. Bravo, Eh sì. I cerchioni sono pazzeschi, lo giuro. Regalano un look veramente aggressivo all'auto. Già a livello cromatico, trovo grandissimo feeling. Azzeccato. Tra il cerchione. La pinza. La pinza e la verniciatura. Mi piace tanto. Guardate quello dietro. Dietro è arrogante. Dietro è tanto cattiva. Poi c'è questa gomma strecciata nel cerchione. Ma che proprio facciamo vedere una cosa. Regala un look. Nicola. Guardala come streccia. Guardala da qui. Guardala. È a filo. Una lama. Sì. Del suo passaruota. Non so che proprio scelta micrometrica perfetta. Appagante, bellissimo, più che indovinati. È un misto tra anni 90 e street race moderno giapponese. Perfetti.
siamo sulla strada giusta per sfornare una vera JDM, una Skyline bella cazzuta. Sì, drittissima. A posto. No. Dai che ci siamo. No, mentre faccio sti lavori qua, per favore, no, lasciami stare un attimo. Davvero. È finita. No, ma no. Dai, cosa sarà mai una linea lì? Non è... Appunto, se vuoi la linea lì, la macchina che funziona, andate a fare un giro, dopo, va bene, vatti a bere un caffè. È praticamente finita. Praticamente. Devo solo fare un test? No. Sì, vabbè, te la do così e poi, dai, ma vai a berti un caffè. Dopo torni e ti do la macchina, vai a berti il caffè, dai. Grazie, ciao Danny. E magari mi metto qua e basta, guardo. No, qua. Tranquillo. Nicolò e Gabriele hanno fatto un lavoro meticolosissimo sulla verniciatura, quindi io e Pietro abbiamo deciso di aggiungere qualche dettaglio cromato sull'auto che richiama lo stile di questa JDM. Pietro, cosa stai facendo? Butto via sto volante qua perché è un disastro. Questo? Non l'hai visto? No. Ah, sembra di gomma? No, probabilmente è una replica, lo buttiamo via. Cosa gli mettiamo su? Dovremmo averne uno in magazzino Alcantara, sì. Eccolo qua. Vediamo se gli va, ma dovrebbe andare benissimo. Sì. Sì. Ne ho bevuta una cisterna, okay. Cioè salto tra un po', posso portarla su strada, posso sentire come... Sì, eh? Sì, magari prima parliamo di quello che abbiamo fatto. Ah, sì, giusto. Dov'è che eravamo rimasti? Cos'è che avevi visto te? Io avevi vi ho visto i cerchi, sì? Avevi visto le gomme, l'assetto. L'assetto l'abbiamo... La livrea, grafichetta, la livrea è molto cromata bella, col cromata cerchio. Come cerchione. Sempre cromato, c'hai cioè la S di Skyline o quello che è. Vano motore bello pulito, l'assetto l'abbiamo regolato. L'assetto che abbiamo rimosso non era male, però era vecchio e obsoleto per questa macchina. Abbiamo aggiornato le sospensioni per implementare la sicurezza e la stabilità del veicolo. A proposito dell'assetto, che come me l'hai impostato? Ti ho fatto una cosa. No, no, che mi distruggo. No, so che tu sei delicato, poi a una certa età, sai, ti voglio trattare bene. Morbido per l'uso stradale quotidiano, ma quando le chiedi, lei risponde bene. Ok. Pietro ha fatto davvero un lavoro incredibile. Ma non glielo dirò mai. Posso prova adesso? Sì, prova a sederti un attimo. Perché? Ah, vediamo. Grazie. Soprattutto, magari vediamo se noti qualcosa nell'interno. Adesso mi metti agitazione. Devo stare attento. Oh, annusa. Apri bene. Profumatissimo. Bravo, ragazzi. È un'altra auto. È un altro volante. Sì, che è un altro volante. È un altro volante. Mi avete cambiato il volante? Sì. Come ti trovi? Grazie. È un po' più a calice di quello di prima. Sì, è più vicino a me. Un pochino, quindi sì. Me lo sento più performante. Sì. A livello di padroneggiamento del mezzo è, sì, diciamo, più in fit con i miei gusti. Sì. Quindi questo mi piace. Mi piace molto anche la cura dell'interno, cioè il respiro, un'auto nuova. Sì. E tu non hai idea di cosa c'era là dentro? Dentro dove? Anzi, no, l'hai visto, no? Tutta la matassa di cavi. Ah, no, ho preso paura, pensavo un animale. Sì, sì. No, sì, ero, sì, sì, un disastro. Tolto con la roba lì dei cavi, come l'avete sistemata? Sparito tutto. Manometri, non ci sono più. Questo dà tanta luce alla macchina. Sì. So che è un qualcosa di tecnico, una, se vogliamo, anche particolarità molto apprezzata da chi ama questo tipo di auto. Non mi faceva impazzire, neanche a te. No. Devi essere onesto. No. Cioè, mi piacciono i manometri, sì, ma deve essere una cosa contenuta, fatta bene. È vero. E utile. Sì, esatto. Ecco, quelli segnavano due la temperatura e il boost non funzionava. Quindi... Erano inutili e non mi piacevano più di tanto. Adesso invece... E ti dico, sinceramente, io avrei voluto addirittura un volante più originale. Un attimo, rientra nel budget. Te lo regalo. Volante più bello, solo perché ti... è difficile trovare, eh? Quindi ringrazio. Non mi resta far altro che provare quest'auto, non ne posso più, devo sentirla su strada. Voi parlate tanto, budget, questo, sì, quello. Al primo colpo, Le gomme, l'assetto, come l'avranno tarato, devo salire immediatamente. Vado piano, eh? Vado piano.
Le chiavi? Dai! Dai, tieni. Ah. Ehi! Ci vediamo fra 2 minuti. Proprio vado e torno. Pianino. Parcheggiala là dopo, bene? Ci vediamo dopo. E siamo finalmente pronti per il nostro test drive. Ammetto, sono molto agitato. Freccia a destra, ovviamente è tutto invertito, pianino. Buono l'innesto. Sto ascoltando l'assetto, che mi sembra anche abbastanza confortevole. Buono, buono. Devo essere onesto. E qua, avendo cambiato tutto, mi ritrovo tra le mani un'auto completamente nuova. Sentiamo un attimino. Oh, porca! Porca pu... Porca miseria! Porca miseria! Adesso ci siamo! Porca miseria! Sto guidando la leggenda! Come avete visto, un'auto cruda, senza controlli. Sei tu e lei. Una comunicazione costante tra chi guida e la macchina stessa. Ragazzi, giuro, sono davvero emozionato. È un demonio! Io giuro, non voglio scendere più. Questo motore, l'RB25, 6 cilindri in linea, regala un'esperienza folle. Il cambio è preciso. L'innesto è sempre puntuale. Porca miseria, 7000 giri di rabbia! Non so se riesco a portarvi con me all'interno di quest'auto. Sono in fibrillazione e questo assetto è in grado di accogliere ogni singola imperfezione dell'asfalto, assorbirla e non trasmetterla a me. Di contro però, quando il piede diventa un po' più pesante e si accelera, rimane preciso. Sì, molto bella, davvero. I am trying to find my way out, even when I'm dreaming. I am trying to find my way out. Woo! Motherfucker! Porca miseria! Sì. Ma è cambiata totalmente! Ma sì! È incredibile! Ci stanno da Dio sti cerchi, eh! È carini! Ma questo cofano sì. In carbonio... Cioè, l'avete cambiato? Che da dove è saltato fuori? Qua! Buonasera! Come va? Bene! Comunque giretto, eh! Cosa è successo, Danny? Ho fatto un girettino, sì, mi sì, ho preso sì. La mano, sì. Mi sono un attimo... Cosa è successo, Danny? Ti piace? Carbonio! Cioè, da dove è saltato fuori sto cofano? È bellissimo! A proposito del cofano, era così. Non era una ciofeca. No. Cioè è un signor cofano. È bellissimo. Togliendo la vernice sì, siete sì. Riusciti a farlo venire fuori. Ma non era della tua macchina, cioè complimenti. Nella tua c'era un altro carbonio, noi ne abbiamo trovato uno. Ma no, mi sa che era proprio quello. No, non credo. Complimenti, complimenti. No, davvero, c'era bellissima. C'era una bomba sotto. Beh, io ancora non l'avevo vista con i cerchi, con le grafichine, con i fari scuri. No, tu non avevi visto proprio più niente? Niente, io te l'ho lasciata senza paraurti dietro, sai con il paraurti brutto davanti, un disastro era. Bellissima. Sai che questa grafica mi dà un po' di sapore JDM, che mi ricorda la 400R della R33. Che ti dicevo? Sì, bravo. Grazie. Bravo. Infatti ti ho detto subito, fammi la cosa... No. C'è azzeccato. L'hai detto subito? Sì, della... Sì. Appena arrivata. Viene da lui. Sì, tutto suo. No, veramente, sembra appena uscita da una di quelle foto giapponesi, sai, underground, sull'autostrada, quelle luci accese. Anni 90. Sai cosa mi piace? Che secondo me siamo riusciti a rimanere nell'epoca. Sì. Col colore, con la tua macchina, col nostro lavoro. Cioè, siamo rimasti tanto là. Sono stato fuori 3 ore alla fine. Ma ragazzi, hai sgommato un po'? Devo essere onesto. Dico una cosa però vera adesso. Una sensazione che ho avuto. Non avevo mai guidato per gli affari miei una Skyline, perché sai, quando l'ho guidata con te è un'altra cosa, sai, non è tua, non la stai ascoltando l'auto. Hai un attimo quel timore perché sto parlando con te, sono un attimo deconcentrato da quello che mi sta raccontando la macchina. Sono andato via da solo. Questa è tua? Mi parla, mi comunica una leggera pressione.
Ma quindi hai sgommato, allora. Lo stai ammettendo pubblicamente. Allora, non ho sgommato. Mm. Hai driftato. No, sono leggermente scivolato. Ok, sull'asfalto. Sull'asfalto. Sì. Ma è una cosa pazzesca. Cioè, ma mi ha concupito, cioè proprio, anzi, ci ha provato spudoratamente ed è una cosa che è impressionante. Basta perché sono venuto su e... Grazie alla nostra messa a punto, allora, tutto ciò. Grazie alla messa a punto del motore, quindi io la ringrazio davvero. Prego. Dopo il look estetico, quindi dobbiamo ringraziare anche Passion. Veramente salvato. Bravi. La carrozzeria. E non c'è Gabri, ma lo ringraziamo perché lui si è fatto le nottate veramente. E in ultima devo onestamente ringraziare anche Pietro, perché come ha settato l'auto, come mi ha impostato l'assetto, è davvero una cosa assurda. Io non posso far altro che ringraziarvi. È stato quasi un piacere. Quasi un piacere. Esagerato. Tre giorni bellissimi. Grazie, Dani. Grazie, buona serata. Io mi devo mettere alla guida e godere ancora di questo veicolo sublime. Un paio di giri, forse anche un paio di sgomme. Ecco. Ma non lo diciamo. Buon divertimento. Nessuno. Grazie mille, ragazzi, e ci vediamo ad una. Sarebbe dall'altra parte. Di là. Piccola gaffa, hanno rubato il volante. E grazie anche a voi, comunque. Vi faccio passare. Grazie mille. Angelo. Alla prossima. Grazie. Finalmente. Ragazzi, che dire, sono riuscito ad inserire ancora una volta una vera e propria opera d'arte su ruote all'interno della mia collezione. E adesso andiamo a godercela. Che succede? Abbiamo la JDM, l'europea, la giapponese europea. La vedo male, ragazzi. E se inseriamo anche un'americana nella mia collezione? Danny, basta, via, via, via. Puri cavalli americani, cilindrata pazzesca. Io non vado a lavorare, sai. Basta. Un'americana, impazziranno. Facciamo l'americana.